Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un video un po' diverso perché oggi cominciamo ad assemblare un nodo. Voi direte: che cos'è un nodo? Sostanzialmente il nodo è un computer, io lo chiamo nodo perché per me è un nodo di render. Nel mio home office io ho un iMac Pro, ho un portatile, un MacBook Pro a 16 pollici con i 9 e utilizzo, dato che faccio parecchia grafica 3D, ho deciso di assemblare un'altra macchina da far diventare un nodo di render, ossia un sistema, un computer legato alla mia rete che mi permette di renderizzare su più macchine differenti e ogni macchina è detta nodo. Ora, questo computer che vado ad assemblare non è ultra potente, ma ho scelto quello che più mi serviva che fosse un po' più potente, che è la CPU. Dato che utilizzo motori di render CPU e non GPU, dato il periodo che non si trovano le GPU, ho deciso di puntare su un i7 da 8 core a 2,9 GHz. Ve lo faccio vedere. Ho deciso di puntare su questo, che è un i7-10700, che dovrebbe essere un 8 core 2.9 GHz e io in questo momento ho fame di core perché ho bisogno di renderizzare tantissimo materiale per lavoro e quindi avere più macchine a disposizione mi risulta piuttosto comodo. Quindi andiamo ad aprire un po' tutti i pacchetti e ad assemblare la macchina. Ok, acchittiamo la postazione e cominciamo ad assemblare il nodo. Dai, chiamiamolo computer, perché nodo? Allora vi faccio un attimo il punto di quello che ho preso. Allora partiamo dal case, che è un 110R della Corsair. Poi, come vi dicevo, ho preso un i7 con il nuovo attacco, che è praticamente il nuovo socket, che è l'LGA 1200. Questo è quello su cui ho basato tutta la configurazione. Ho preso infatti poi una scheda madre piccolina dell'Asus, la Prime H410 Plus i+, semplicemente vi ripeto, tutto quello di cui ho bisogno è delegato dal fatto che ho bisogno che funzioni questo, quindi il resto è soltanto contorno. Poi ho aggiunto solo 16 GB di RAM, io sono un amante dei 64, al minimo i 32, però ho preso 16, poi probabilmente andrò ad aggiornare, a metterne altre 16, perché se non sbaglio qua dovrei avere, no, ho soltanto due slot, quindi dovrei proprio cambiare le RAM. Lo posso fare serenamente, ma al momento non ci devo lavorare se non lanciare dei render dove voglio che funzioni questo. Poi ho preso un NVMe Crucial, non mi sono spinto oltre perché per quello che devo fare va più che bene questo. Comunque poi probabilmente andrò ad aggiungere all'interno della configurazione qualche SSD da 2,5 di questo tipo e ne farò un RAID, giusto per avere un po' di spazio per farlo funzionare. Ho questo Tera, un SSD da 1 TB che ho scritto sopra morto, chissà se è così, quindi andrò a provare anche questo e vediamo se riesco a farlo funzionare. Poi ho preso un alimentatore da 650 watt della Coolmaster, ho preso una schedina wifi proprio di quelle lì economiche, perché la scheda madre non la portava, essendo un pochino più economica. Poi ho preso per l'alimentazione delle CPU, io non amo più le fan, ma amo questi sistemi di raffreddamento a liquido, dovrebbe essere compatibile, spero di sì, perché da quello che avevo letto era compatibile. Ora però qua sopra leggo 1151, avevo letto 1200, spero che sia anche per 1200, perché altrimenti ho toppato alla grande. Questa è una scheda video, non mi sono voluto affidare alla piccola scheda video che c'è qui sopra, ma ho preso quello che riuscivo a trovare sul mercato. Ho preso una Radeon, non un Nvidia, ho preso una Pro VX 2100. Andiamo a montare adesso, spacchettiamo tutto e andiamo a cominciare ad assemblare, perché sarà un lavoro piuttosto lungo.
E il giorno successivo, e io stanotte ho terminato sia di assemblare il computer, che è questo qui, sia l'installazione del sistema operativo. Stamattina ho installato tutti i driver, ho messo qualche utility, ho installato Cinema 4D, che è il software che utilizzo per fare i render. Adesso lo accendiamo. Non è bellissimo da vedere perché è un monolite nero sostanzialmente. All'interno ho soltanto come lucetta, c'è soltanto il loghetto della Cool Master che si illumina. Non mi serviva una macchina da gaming bella da vedere, mi serviva una macchina performante che costasse poco. Infatti è istantanea e fulminea all'accensione, è già pronta all'uso in pratica, già si è accesa in tutto ciò, l'ho accesa nel momento in cui ho cominciato la clip. Unica cosa che ho dovuto fare è stato comprare in aggiunta una pennetta USB per il wifi, perché la scheda madre non lo portava. Io in realtà avevo preso una scheda PCI della TP-Link con delle antenne wifi. Il problema è che ho preso una scheda madre piccolina, una mini ATX, quindi in pratica avevo soltanto uno slot PCI Express che ho utilizzato per la scheda video, e non avevo fatto bene i calcoli. Infatti pensavo ci fossero due PCI Express, invece ce n'era una, non ho controllato bene. La scheda è molto ma molto piccola, la scheda madre, all'interno di questo case, e si può sentire che fa un bel casino. Queste sono le ventole del sistema di raffreddamento della Cool Master. Ora, nella confezione del processore è uscita anche la ventola, cosa normalmente non accade, non sempre accade, ma ho deciso comunque di installare un sistema di raffreddamento a liquido all-in-one come quello della Cool Master, per un motivo particolare, perché questa macchina deve andare sotto sforzo, deve renderizzare e quindi si surriscalderà tanto. Quindi questa ventola è un po' più fastidiosa, adesso cercherò il modo di poterla regolare, perché è bella fastidiosa, si sente proprio che è molto ben presente, ma è necessaria, dato che un nodo di render, a me serve come nodo di render, è fondamentale che ci sia. Quindi non fa niente, tanto è una macchina che utilizzerò soltanto quando renderizzo e l'accenderò soltanto in quel momento lì. Adesso la sposterò su quest'altra scrivania che ho nel mio studio qui in casa, perché è completa e funzionante. Non posso portarci un cavo di rete perché ho uno switch qui nell'angolino, accendo un po' la luce così si vede, ho uno switch qui sotto nell'angolino, oltre allo switch centrale vicino al lab, vicino al router, ma in questo switch serve a gestire la rete interna, dove ci sono due NAS, una workstation e poi c'è il portatile collegato in wifi, e adesso anche questo collegato in wifi. Per ora ho settato tutto cablandolo con un cavo, ma non ho possibilità di portarlo fin in quell'angolo lì, dato che comunque a me serve soltanto per lo scambio dei file quando renderizza. Me va più che bene la pennetta che ho dovuto comprare, mi arriva da stamattina con Amazon, e questa va in vendita. Se avete bisogno di una configurazione come questa, costa poco tra le altre cose ed è più performante del mio MacBook Pro da 16 pollici, ho fatto i Cinebench, ve li metto qui, è più performante del mio MacBook Pro da 16 pollici ed è leggermente meno performante del mio iMac Pro da 8.000 euro, e questa in vendita sta a 1.000 euro, questa configurazione così come sta costa 1.000 euro. Quindi, ed è performantissima. Se ci vogliamo anche montare, già così ci si può montare tranquillamente, ma aggiungendo invece di 16 GB di RAM 32, diventa una bomba assoluta e si può tranquillamente lavorare. All'interno c'è, oltre all'SSD, l'NVMe da 500 GB, ho messo anche un altro SSD soltanto per i dati, dato che qui dati non ne metterò, ma ho un po' di SSD da riutilizzare, ne ho messo uno da 500, così se devo mettere qualche dato posso comunque inserirlo. Insomma, per questa configurazione è tutto, io spero che questo genere di video possa piacervi, perché spero che ne arrivino altri grazie a questa mia seconda attività che faccio per... più perché mi piace, perché la amo, ho sempre amato lo stare dietro i computer, ci sta che voglio condividere questa cosa fuori, quindi spero di assemblarne tanti altri, e tutti i PC che assemblo vorrei raccontarveli, perché devono avere sempre uno scopo. In questo caso nasce l'obiettivo di avere un nodo di render, quindi un computer che serva soltanto sulla rete per renderizzare,
ma che è talmente performante che può essere utilizzato tranquillamente per operazioni quotidiane, anche un po' di montaggio, tranquillamente penso che ci si può fare. Quindi installerò probabilmente DaVinci, anzi no, scarichiamo subito, dai, perché no, ci scarichiamo la versione free perché va più che bene, Blackmagic. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, non è proprio ricchissimo di contenuti, ma vi lascio da qualche parte, di qui o di qua, da qualche parte, tutto l'elenco dei componenti che ho utilizzato. Cos'altro dirvi? Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram e cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Il video piccolo upgrade, sto sostituendo queste ventole della Coolmaster, perché praticamente il computer fa un casino mondiale, e l'ho comprato questo kit da 3 della Corsair che porta anche dei LED, ma poco mi interessa, ho pagato circa una quarantina d'euro tutte e tre. Vado a sostituirle sia sul Coolmaster, perché ho letto che purtroppo questo modello, il 240 Lite del sistema All in One, è molto rumoroso, le ventole sono molto rumorose, infatti me ne sono reso perfettamente conto. Dato che ne sono tre, sostituirò anche questa ventola qui del case, così da almeno creare, cioè tenere tutte ventole un po' meno rumorose, perché sono da 1400 giri. Ho fatto dei test, già ho fatto dei render, quindi già l'ho utilizzata la macchina, e mi sono reso conto che non arriva a temperature elevatissime, quindi posso utilizzare delle ventole un pochino più basse. In tutto ciò ho girato questo perché era montato al contrario, quindi l'ho girato almeno per avere il loghetto corretto, è una pippa mia mentale, però almeno così ha una parvenza. E in tutto ciò dovrebbero anche illuminarsi perché porta dei LED bianchi, quindi mettiamo anche un po' di colore in questa macchina, ve la faccio vedere appena ho finito. Ok, non c'è storia rispetto a prima, non c'è neanche un rumore, ed è anche più carino adesso perché ho cambiato tutte e tre le ventole, dato che le avevo, adesso mi sono avanzate tre ventole, ma ora non c'è più rumore. Fantastico, la macchina è anche partita. Fantastico. Vi faccio ascoltare.